Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, come sempre, attendiamo qualche istante in modo tale che consentiamo alle persone di accedere alla nostra diretta, alla nostra piattaforma e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra ormai davvero seguita rubrica Aggiornamenti giurisprudenziali di diritto civile e diritto penale, rubrica attraverso la quale ci adoperiamo con l'analisi di due sentenze di diritto penale e due sentenze di diritto civile. Io prima di passare la parola ai nostri relatori, che intanto saluto il presidente Prof. Raffaele Torrese e l'avvocato Federica Post. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, prima di passare con la parola ai nostri relatori, come dicevo, voglio sempre invitarvi e ricordarvi all'interazione. Quindi qualsiasi domanda, insomma, avete da porre, da porci, basta come sempre scriverla nel commento della diretta e provvederò stesso io a leggere poi la domanda ai nostri relatori. Vi anticipo già quali saranno poi le tematiche affrontate oggi. Allora, partiremo con una sentenza di diritto penale ad opera del nostro prof. Raffaele Torrese con ad oggetto rapina aggravata dall'utilizzo dell'arma. Poi, successivamente, l'analisi ad opera dell'avvocato Federica Posta, un'ordinanza di diritto civile. Pagamento degli oneri condominali da parte dell'acquirente, poi nuovamente l'analisi e la spiegazione ad opera del nostro prof. Torrese, sempre con una sentenza di diritto penale, con ad oggetto lo sfruttamento di minore del accattonaggio scriminante della cultura rom, e poi a concludere la nostra Federica Posta con un'ordinanza nuovamente di diritto civile. Con ad oggetto la vendita immobiliare in assenza del certificato di agibilità. Io non voglio dilungarmi ulteriormente, mi taccio e passo la parola al nostro prof. Torrese. Buonasera a tutti, buonasera intanto a tutti coloro che ci stanno seguendo e a tutti coloro che ci hanno salutato. Leggo i primi commenti che trovo davanti di Ciro, di Emilia, di Amelia, di Antonio. Buonasera a tutti ragazzi e buonasera anche a chi mi sta facendo compagnia stasera, e c'è la dottoressa De Rosa e l'avvocato Posta. Come sempre però io voglio ringraziare anche chi dà una mano dietro le quinte, anche chi non è presente in questo momento in diretta con noi. Penso all'avvocato Schettino, penso all'avvocato Vespoli, penso all'avvocato Chiarenza, eccetera. Come ha già spiegato benissimo la dottoressa De Rosa, questo è un format impostato su quattro sentenze di legittimità. Noi ogni settimana cerchiamo di spiegare due sentenze della Cassazione civile e due sentenze della Cassazione penale, entrambe molto recenti. Sono molto felice e molto incuriosito, per la verità, del fatto che moltissimi dei nostri corsisti mi stanno segnalando che sempre più spesso tra le tracce estratte, tra le tracce assegnate all'esame di avvocato, vengono fuori sentenze che abbiamo trattato ad aggiornamenti giurisprudenziali. Io faccio una battuta che tanto battuta non è, dico che forse qualcuno ogni tanto se li va a riascoltare e si fa venire qualche idea nell'assegnare le tracce. Però se così non è o se così è, io non lo so. So solo che questi aggiornamenti giurisprudenziali diventano ogni giorno più importanti. E ricordo sempre che non sono solo fondamentali per coloro che preparano l'esame di avvocato, ma anche per tanti nostri amici e studenti che preparano il concorso di magistratura, ma anche per tantissimi giovani professionisti che vogliono restare sempre e comunque aggiornati su tutte le novità della Cassazione. Ovviamente lo sapete, io tratto questo corso come questo direi format, come una sorta di spin-off rispetto al corso esame di avvocato 2022, al quale vi invito sempre e comunque ad iscrivervi. È ovvio che in questo spazio si può dire pochissimo, si può analizzare qualche sentenza. Questo non è uno spazio in alcun modo sostitutivo del corso, così come la risoluzione traccia esame di avvocato che dura un'oretta non può sostituire un corso di 4 ore e mezza o di 5 ore.
È chiaro, sono delle piccole pillole, dei piccoli momenti gratuiti che noi cerchiamo sempre comunque di dare, perché è sempre stato questo un po' il nostro modo di agire e ci piace continuare in questo modo. Prima di andare avanti vi chiedo, come sempre, per chi non l'avesse ancora fatto, di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook, di seguire la nostra pagina Instagram. Su Facebook siamo Corsi di Formazione Giuridica 2022, su Instagram Centro Studi Piero Calamandrei, e ci chiamiamo Centro Studi Piero Calamandrei, che è poi il nostro nome, anche su YouTube. Allo stesso modo potete anche seguire il nostro sito internet, sul quale trovate tanti video, tanto materiale gratuito, www.centrostudipierocalamandrei.it. Vi chiedo inoltre se quello che noi facciamo per voi, se tutto questo materiale gratuito che forniamo vi piace, se siete contenti del nostro agire, di lasciarci una recensione. Voi ci impiegate 10 secondi a lasciarci una recensione positiva su Facebook, per noi conta tantissimo, perché tante persone entrano in contatto con noi per la prima volta e lo sapete, su internet tutti promettono di essere bravi e belli, quindi all'inizio c'è un po' di diffidenza. Le recensioni che dimostrano invece la qualità e l'impegno che noi mettiamo in quello che facciamo sono importantissime. Quindi lasciateci una recensione sulla pagina Facebook, peraltro chi lo fa riceve anche del materiale gratuito ulteriore. Prima di passare all'analisi delle sentenze, vi segnalo tutta la programmazione di questa settimana. Noi ieri, martedì, alle 15 abbiamo pubblicato le tracce per i concorsi pubblici, quindi le domande a cui risponderemo in diretta, sabato alle 17, le trovate sulla pagina. Sempre oggi, però alle ore 15, abbiamo pubblicato le risoluzioni tracce per l'esame di avvocato, che discuteremo sabato in diretta, sempre alle 15. Giovedì, cioè domani alle ore 16, terremo un webinar con la dottoressa Valeria Lombardi, che ci spiegherà come ha fatto a superare il concorso di SGA. Lei è stata una nostra studentessa, quindi vi parlerà del nostro corso di preparazione al concorso di SGA. Questo alla luce del fatto che a brevissimo sarà pubblicato il bando di concorso di SGA e noi chiaramente abbiamo già iniziato il corso di preparazione allo stesso. Quindi chiunque fosse interessato ci contatti. Sabato alle 15 risolveremo le tracce di diritto civile e penale. Sabato alle 17 invece parleremo di concorsi pubblici e risponderemo alle domande in tema di concorsi pubblici. A breve vi comunicheremo anche la data dei nuovi aggiornamenti giurisprudenziali per la settimana prossima. Questione corsi attivi. Quali sono i nostri corsi attivi al momento? Abbiamo una full immersion di preparazione all'esame di avvocato che partirà a fine aprile. Per tutti coloro che non hanno il tempo di iscriversi alla full immersion perché magari stanno sostenendo l'esame in questi giorni, bene, loro possono prendere lezioni private che vanno a integrare ovviamente quanto fatto al corso, quindi lezioni private di preparazione alla prima parte. Allo stesso tempo abbiamo corsi di preparazione anche per la seconda parte, per tutti i nostri studenti che hanno già superato il primo esame di avvocato. Vi avviso inoltre che sono anche aperte le preiscrizioni per il corso esame di avvocato dell'anno prossimo. Vi ho già detto del nostro corso di preparazione al concorso di SGA, vi ho già detto del nostro corso di preparazione al concorso RIPAM, vi ho già detto che l'anno prossimo partiamo con magistratura, vi parlo e vi ho già parlato in realtà del nostro corso abilitante all'esercizio della professione forense all'estero, quindi in Unione Europea. Ottengo il titolo in Unione Europea e lo converto in Italia, che è proprio la strada alternativa rispetto al corso esame di avvocato classico, e noi prepariamo anche per questa strada. E poi abbiamo corsi, ragazzi, per qualunque concorso pubblico, abbiamo possibilità di far acquisire certificazioni per qualunque concorso pubblico, certificazioni in inglese, patente europea, c'è veramente di tutto, qualunque cosa vi serve, e anche corsi di specializzazione, giurista d'impresa, inglese giuridico, GDPR, eccetera, eccetera. Siamo giunti oggi alla 20ª diretta aggiornamenti giurisprudenziali e potete trovare tutte le dirette fatte in passato direttamente sul nostro canale YouTube.
seguite il nostro canale YouTube, andate nelle playlist, trovate una playlist che si chiama Aggiornamenti Giurisprudenziali e le trovate tutte 20, in alto la più recente, in basso la più antica. Abbiamo visto una quantità di argomenti di diritto civile e di diritto penale smisurata, mi occupa quasi una pagina dei miei appunti. Faccio qualche riferimento a caso. Abbiamo parlato in civile di appalto, di claims made, di oblio, di disconoscimento di paternità, di 2041, di 2043, di responsabilità sanitaria, di responsabilità forense, di responsabilità della banca, di nullità dei contratti bancari, dei problemi in tema di fiduzioni, problemi condominiali, problemi in tema di servitù, separazione, patto fiduciario, eccetera, eccetera, eccetera. In penale abbiamo trattato la ricettazione, l'associazione mafiosa, il 493 ter, l'ingiuria, la diffamazione, la rapina in varie salse, oggi ne vedremo un'altra, l'epidemia, la strage, l'omicidio, le lesioni, l'istigazione a delinquere. Abbiamo visto veramente una quantità di argomenti smisurata. E siccome queste tracce vengono utilizzate dai commissari, ragazzi, ve lo dico chiaramente, chi di voi mi sta ascoltando in questo momento e non ha ascoltato tutte le lezioni di aggiornamenti giurisprudenziali fatte finora e non se le va a recuperare su YouTube, è un pollo. Perché magari così becca la traccia su questa Cassazione, non la sa risolvere e si deve lanciare dal balcone. Non è vero, non vi lanciate dal balcone se non superate l'esame, le tragedie della vita sono altre, però deve fare un bel mea culpa, visto che aveva tutto questo materiale gratuito a disposizione. Come ha detto Giussi, oggi parleremo di compravendite immobiliari, di ripartizione di onere probatorio di spese condominiali e anche ripartizione di spese vera e propria, di rapina aggravata e di utilizzo di minori nell'accattonaggio. Parto io, come sempre in maniera poco elegante, e parto questa volta da penale. La sentenza di riferimento è una sentenza della Cassazione penale, la numero 8164, ripeto 8164 del 2022, in tema di rapina aggravata. Vedete, in questo sia il corso che l'aggiornamento giurisprudenziale, la rapina l'abbiamo vista in molte salse, perché è uno dei reati che più si commette in Italia, quindi è anche uno dei reati sui quali più spesso si pronuncia la Cassazione. Questa sentenza si è pronunciata in un'ipotesi molto interessante di rapina aggravata, aggravata in particolare dall'aver utilizzato il rapinatore un'arma. Vediamo che cosa dice il codice in tema di rapina, come la definisce, e diamo come sempre qualche linea guida da seguire nella definizione del reato. L'articolo di riferimento, lo sapete, è l'articolo 628 del codice penale, che recita: chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Dunque, che reato è la rapina? È il reato di chi, al fine di trarre il profitto, utilizza o la minaccia o la violenza per sottrarre ad un altro soggetto una cosa mobile. Che vuol dire sottrarre una cosa mobile? Rubare. La rapina altro non è che un furto cui si aggiunge una minaccia o una violenza. Quindi la rapina, volendo tradurre tutto in formule matematiche, rapina uguale furto più minaccia o violenza. Quindi risponde di rapina chi, per procurare a sé o ad altri un profitto, ruba un bene, commette un furto attraverso l'utilizzo della violenza o della minaccia. Che significa violenza? La violenza penalistica non è la violenza civilistica. Ricordate la violenza come vizio del consenso in diritto civile, che è una minaccia sostanzialmente.
La violenza invece è proprio l'esercizio di una energia fisica, di una forza fisica che coarta l'azione, quindi che coarta la risposta del derubato. Vengo da te per prendermi la borsa, ti do un pugno, ti colpisco, ti spingo e ti tiro la borsa. Questa è una classica ipotesi di rapina. E ricordate che la rapina si distingue dal furto con strappo, quello che noi volgarmente sentiamo chiamare scippo, per il fatto che nella rapina la violenza è fatta sul derubato. Nel furto con strappo, cioè nello scippo, la violenza è fatta sulla cosa. Quindi chi tira la borsetta per strapparla alla donna e scappa via fa un furto con strappo, che è un furto aggravato. Chi per prendere la borsetta dà un pugno alla donna e la tira via, in quel caso commette una rapina. Dicevo che rapina è sostanzialmente un furto cui si aggiunge una minaccia o una violenza. La violenza abbiamo capito che cos'è. Che cos'è la minaccia? La minaccia è la prospettazione di un male ingiusto e notevole. Dammi la borsa, altrimenti ti ammazzo di botte. Anche questa è una rapina, perché c'è il furto, perché poi la borsa ve la prendo, o tentata rapina se non me la riesco a prendere, e c'è la minaccia. La rapina può essere propria o impropria. È propria quando la minaccia o la violenza vengono poste in essere per conseguire il bene, quindi per sottrarre il bene. Quindi io che faccio? Uso violenza su di te o ti minaccio e grazie a quella minaccia o quella violenza mi prendo il bene. Ti do un pugno e mi tiro la borsa, ti minaccio di ammazzarmi se non mi lasci la borsa e mi prendo la borsa. Questa è una rapina propria. Che vuol dire propria? Quando il diritto penale utilizza i termini proprio e improprio, il termine proprio indica l'ipotesi classica, l'ipotesi tipica. Possiamo dire che questa è la tipica ipotesi di rapina. Si definisce invece impropria la rapina quando la violenza e la minaccia non vengono utilizzate per sottrarre il bene, ma per riuscire a guadagnare la fuga. Quindi io magari ti sottraggo la borsetta senza fare violenza su di te, ok? Quindi non c'è ancora rapina, però per scappare via, per allontanarmi, do un pugno o spintono un passante. Quella diventa una rapina, rapina impropria. E la pena prevista per le due ipotesi di rapina è uguale. Il bene giuridico tutelato dalla norma è sia il patrimonio, sia la libertà di autodeterminazione della persona che viene a essere derubata. Il dolo è specifico perché chi agisce deve agire al fine di procurare a sé un profitto, quindi deve esserci una finalità ulteriore, quindi coscienza e volontà di rubare, ma anche coscienza e volontà di trarre un profitto. Interessantemente, ma lo abbiamo già trattato sempre in questa rubrica, per profitto si può intendere anche un profitto non economico. Abbiamo già detto che paradossalmente risponde di rapina il fidanzato geloso che usa, minaccia la ragazza di consegnargli il cellulare per scoprire se ha le corna o meno, prende il cellulare in mano, in quel momento si è configurata una rapina perché l'ha minacciata: dammi il cellulare, altrimenti ti faccio male. Chiaro? Questa è una rapina. Voi direte, ma come, il fidanzato non trae un profitto economico, mica va a rivendere il cellulare. Dice la Cassazione che il profitto può anche essere non economico. Questo è un profitto sociale. Qual è il profitto in questo caso? Sapere o meno se sei cornuto, che può essere una notizia interessante, utile. Ciò detto, la nostra traccia verteva su un'ipotesi peculiare di rapina. Abbiamo detto rapina aggravata dall'utilizzo, o meglio dal possesso dell'arma. È prevista sempre dall'articolo 628, ma siamo al comma terzo. La pena è della reclusione da 6 a 20 anni, quindi una classica ipotesi aggravata. Il fatto non è più descritto. Il fatto della rapina è quello del primo comma. Qui si incide solo sulla pena e si dice che la pena è della reclusione da 6 a 20 anni e della multa bla 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 se la violenza e minaccia è commessa con armi oppure, e i vari oppure non ci interessa. Se la violenza o minaccia è commessa con armi. Che significa commessa con armi?
non vuol dire che colui che minaccia o colui che usa violenza deve per forza aver utilizzato l'arma. Non vuol dire che devo avere per forza tentato di spararti o per forza ti devo aver accoltellato o preso a bastonate. Anche perché non dimenticate che la rapina assorbe il reato di percosse. E cioè, se io vengo da te, ti spintono, ti prendo la borsa e vado via, sotto un profilo oggettivo io dovrei rispondere di due reati. Di rapina da un lato e di percosse dall'altro, perché spingere una persona equivale a percuoterla ed è un reato. Invece si dice che la rapina assorbe le percosse. Quindi in questa ipotesi io rispondo solo di rapina, perché la rapina si compone di furto più violenza. Nella violenza sono ricomprese le percosse. Cosa diversa se io invece per rapinarti ti faccio del male, ti procuro delle lesioni, ti do un pugno in faccia e ti rompo il setto nasale e poi ti rubo la borsa. Un momento. Lì la violenza non è assorbita nella rapina. Lì rispondi di sicuramente reato continuato, perché c'è unità del disegno criminoso, ma rispondi di lesioni dolose, eventualmente gravi, se mi hai procurato una frattura, più rapina. Sono due reati. Adesso, il reato, la circostanza aggravante dell'utilizzo delle armi non vuol dire che l'arma va utilizzata, ovviamente, sulla vittima, ci mancherebbe altro, ma è sufficiente che la vittima veda l'arma e che quindi l'arma in questione eserciti una forza di intimidazione maggiore. Vado a fare una rapina e minaccio i rapinati con la pistola. Vado a fare una rapina e magari non lo impugno neanche, ma faccio vedere al rapinato che ho un coltello o che ho una pistola. Perché non serve l'utilizzo? Perché alla Cassazione ciò che interessa è la percezione del rapinato. A che serve questa aggravante? Serve nel senso che si dice, beh, se io vedo che chi mi vuole rapinare ha un'arma, è chiaro che io percepisco un grado di offensività maggiore, è chiaro che se anche volessi difendermi o scappare, se vedo l'arma ci penso due volte. Quindi l'arma accresce l'offensività percepita della condotta. Il vero problema che si pone con le armi, e in particolare con le pistole, riguarda però le pistole giocattolo. Perché per fortuna nel nostro paese non è poi così semplice procurarsi un'arma. Se sei un malavitoso non è difficoltà. Se sei un quisquele popolo, espressione che stavolta utilizzo in senso buono, hai meno facilità a procurarti un'arma, intanto costa. In secondo luogo spesso non è neanche facile accesso all'arma, non sapresti neanche da chi andarla a chiedere. Se io dovessi procurarmi un'arma domani non saprei a chi andare a chiedere. E allora cosa accade? Che spesso le rapine vengono realizzate attraverso armi non vere, attraverso armi giocattolo. E in particolare qui parliamo delle pistole. Domanda, può scattare l'aggravante dell'utilizzo dell'arma anche se il rapinatore utilizza un'arma in realtà innocua? Coloro che, appunto, come detto, individuano l'applicabilità di questa aggravante nell'aumentato senso di pericolo, possiamo dire, da parte della vittima, rispondono di sì. E in particolare qui qual è il problema? Che vedete, la pistola a giocattolo spesso ha un tappino rosso che è posto in cima. Normalmente il tappettino rosso denota, delinea che la pistola è una pistola a giocattolo, ma ve ne sono anche alcune fatte senza tappino rosso. E una pistola senza tappino rosso effettivamente rischia di essere percepita da una persona non esperta. Io non ho mai visto forse una pistola dal vivo, forse raramente, non mi ricordo, ma non ricordo di averla vista. Quindi una persona del genere che magari sta tornando a casa sopra pensiero, vede una pistola, se non vede il tappettino arancione che è proprio quella pistola per bambini, tendenzialmente immagina sia vera. Peraltro in questa ipotesi vi era la particolarità che un testimone aveva dichiarato di aver visto il tappettino rosso su questa pistola. Quindi aveva dichiarato che a suo dire era agevolmente percepibile il fatto che la pistola fosse una pistola a giocattolo. Si pronuncia sul punto la Cassazione. Cassazione 81-64 del 2022.
e dice che non è davvero rilevante la percezione del testimone. Quello che è rilevante è la percezione della vittima, del rapinato. Dice la Cassazione, se non c'è dubbio che una pistola palesemente giocattolo, un super liquidator, oppure una pistola con tanto di tappettone rosso sopra, o con una forma strana, o di plastica, visibilmente di plastica, sicuramente è un oggetto tale da non poter far scattare l'aggravante, e in questo caso, anche se la vittima è così ingenua da immaginare che quella è un'arma, l'aggravante non si applica. La Cassazione, al di fuori di questi casi estremi, dice che l'aggravante si applica sempre, ogni qualvolta non si ha l'immediata percepibilità che la pistola in questione, che l'arma in questione, sia un'arma non vera. Quindi la Cassazione sposa la tesi più stringente di tutte e dice, un momento, io per le armi non vere l'aggravante non te la applico solo se la impericità di quell'arma, cioè il fatto che sia un'arma giocattolo, sia manifesta, sia netta, sia chiara. Vuol dire che una persona di media intelligenza deve poterlo dire subito. Certo, se la povera vittima ci ha creduto, tra virgolette si frega, nel senso è rapina semplice, non rapina aggravata. Perché l'idea qual è? Che se uno va a fare una rapina con liquidator, certo è uno che va a fare una rapina, ma non è uno che va a fare una rapina a mano armata. La differenza c'è. Se invece non è di immediata percepibilità la natura di giocattolo dell'arma, allora scatta sempre e comunque l'aggravante. Quindi una Cassazione e una giurisprudenza questa molto molto stringente. Io ho chiuso nell'esposizione della prima sentenza, chiedo all'avvocato Posta se vuole fare degli interventi e poi vediamo se ci sono domande. Sì, è un'ottima sentenza che dà spunto di tanti argomenti. Infatti stavo sentendo anche alcuni ragazzi che hanno sostenuto da poco il primo orale e insomma mi hanno riferito che insomma, la rapina è oggetto di tante tracce, quindi mi raccomando, attenzione, perché questo potrebbe essere un argomento interessante, tra l'altro da tanti spunti, quindi si parlerà non soltanto di rapina ma di aggravanti, quindi in qualche modo le commissioni e le corti d'appello potrebbero insomma, presentare queste tracce proprio per vedere se il candidato in realtà è a conoscenza di diverse tematiche del diritto penale, non soltanto in questo caso la rapina, ma anche le aggravanti. Quindi mi raccomando, attenzione, perché è una sentenza molto importante. Allora, veniamo adesso alle domande. Valeria chiede, sul tema la giurisprudenza è costante? Abbastanza, nel senso che dire che la giurisprudenza degli ultimi 20 anni tende a essere molto stringente. Non ti nego che la giurisprudenza molto risalente, parlo degli anni 70 o 60, a volte aveva addirittura affermato che o la pistola era vera o non c'era l'aggravante. Ma negli ultimi 20 anni la giurisprudenza è molto più severa sul punto, quindi ha mantenuto un atteggiamento abbastanza costante, sì. Perfetto, allora io voglio salutare tutti coloro che ci stanno salutando e ringraziare insomma per tutti i complimenti che ovviamente vanno al prof. Torrese in questo caso, e ci tengo a leggere un commento di Tiziana, la quale dice: buonasera a tutti, ho superato oggi l'orale rafforzato a Roma, grazie di cuore a tutto lo staff. Siamo davvero, insomma, felicissimi di questa splendido. Grandi notizie, bellissimo. Bellissimo. Auguri, diciamo. Augurissimi, congratulazioni, e insomma, leggerla in diretta è ancora più bello. E basta, per il momento non vedo altre domande, quindi possiamo andare avanti, poi ovviamente come sempre le andiamo a recuperare. Allora, passiamo adesso quindi all'analisi dell'ordinanza di diritto civile, come dicevamo, ad oggetto il pagamento degli oneri condominiali da parte dell'acquirente. Prego. Grazie Giusy, buonasera a tutti ragazzi. Allora, oggi, questa sera parleremo di due sentenze di civile molto, molto recenti. Questa prima decisione è un'ordinanza del 2022, quindi del 25 febbraio, quindi proprio recentissima, numero 6331.
quindi del 25 febbraio 2022, 6.331. Come appunto diceva Giusy, questa sentenza ripercorre un argomento un po' delicato, che è quello della ripartizione degli oneri condominiali fra l'acquirente e il suo dante causa. Allora, prima di ovviamente entrare nel vivo della questione, insomma, bisogna capire e comprendere la vicenda che è alla base della decisione in esame. E allora, innanzitutto occorre precisare che si parla di una condanna, insomma, la vicenda dà origine da una condanna che era stata, insomma, pronunciata a carico di un condominio insomma, in seguito ad una citazione da parte di un'ex portiera. Questa ex portiera sostanzialmente aveva citato in giudizio il condominio per il pagamento di alcuni oneri, alcuni contributi in relazione a un rapporto di lavoro subordinato presso appunto il condominio in esame. Si trattava appunto di un contratto di portierato e appunto ci dava il condominio, che veniva tra l'altro condannato al pagamento di euro 12.000 circa. A seguito appunto di questa condanna, l'assemblea condominiale delibera ovviamente la ripartizione delle spese di lite fra diversi condomini. Fra questi condomini risulta essere presente un acquirente, cioè un soggetto che da poco aveva acquistato questo immobile, questo appartamento in questo condominio. Allora, perché è importante questa ordinanza? Perché diciamo, da questa vicenda della ex portiera, quindi da questa condanna, l'acquirente che si è, insomma, è stato tenuto comunque in virtù della delibera condominiale a pagare, quindi a corrispondere una somma di 4.000 euro al condominio proprio per queste spese di lite. E che cosa avvenne? Che praticamente sostanzialmente l'acquirente a sua volta citava in giudizio il venditore, quindi il suo dante causa, perché in qualche modo voleva ottenere il rimborso di dette spese di lite. Quindi la questione alla base è questa, cioè questa sentenza pone alla base una domanda: ha diritto al rimborso il soggetto acquirente rispetto a spese di lite che sono riferite a rapporti di lavoro precedenti all'acquisto? Quindi praticamente ha diritto a questo rimborso rispetto comunque a queste spese precedenti? Allora, la questione ovviamente viene risolta dalla Cassazione. Prima di arrivare in Cassazione, insomma, il Tribunale in sede di appello insomma, accoglieva le doglianze del condominio acquirente sostanzialmente. Perché? Perché insomma, accoglieva queste doglianze e quindi in qualche modo riconosceva all'acquirente un diritto al rimborso delle spese anticipate, sostenendo che in realtà le obbligazioni che erano state assunte con la portiera, quindi comunque queste obbligazioni assunte in relazione alla condanna per il quale si doveva comunque pagare questo onere, erano riferite appunto a crediti di lavoro che erano stati in realtà maturati in precedenza, quindi molto prima che l'acquirente acquistasse questo appartamento. Il venditore a sua volta si costituiva in giudizio invece difendendosi, ovviamente difendendosi, perché asseriva innanzitutto che nel momento in cui la portiera in qualche modo interrompe il rapporto subordinato con il condominio, ancora non aveva acquistato, il venditore ancora non aveva acquistato questo appartamento. Questo appartamento era stato acquistato dopo che la portiera insomma interrompeva il rapporto di lavoro con il condominio. E quindi prima cosa, insomma, si difende di appunto asserendo che non c'era nel momento in cui questo rapporto insomma era stato interrotto, quindi con qualche modo il danno si era prodotto, e in più riteneva che queste somme erano appunto maturate nel momento in cui
appunto lui, questo venditore, non c'era perché non era ancora un condomino e pertanto niente, nulla poteva pretendere l'acquirente. Il venditore quindi, essendo stato condannato in sede di appello, ricorre in Cassazione. Allora, appunto, come ho detto, la Cassazione si pone un interrogativo, quindi un condomino acquirente può essere chiamato a rispondere delle spese di lite riferite ad una condanna dovuta a un rapporto di lavoro precedente all'acquisto? Quindi ancora quando non era condomino? Allora, ovviamente, prima di rispondere a questi interrogativi bisogna esaminare a fondo ovviamente le disposizioni del codice che si occupano appunto della questione. Allora, la prima norma che viene in rilievo è quella contenuta nell'articolo 1104, che tra l'altro si occupa proprio degli oneri condominiali e appunto è rubricata obbligo dei partecipanti. Quindi, ripeto, è l'articolo 1104. In virtù di questo articolo, ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune e delle spese deliberate dalla maggioranza. Poi questo è il primo comma. Il terzo comma, perché il secondo comma in questo caso non ci interessa, il terzo comma invece dice che il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questi dovuti e non versati. Quindi siamo appunto nell'ambito della stessa questione che è sottesa alla vicenda in esame, no? Perché si parla appunto di un soggetto che ha acquistato un immobile e il suo insomma il rapporto con il suo cedente. Allora, nel primo comma, insomma, la norma appunto dice che ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie. Allora, in questo modo, insomma, leggendo questa norma, viene in rilievo un concetto molto importante, insomma, un istituto molto importante del diritto civile, che è l'obbligazione reale, conosciuta come obbligazione propter rem. Che, come sappiamo, sicuramente comunque l'avvocato Torrese più volte verrà ovviamente spiegata senz'altro, è un'obbligazione che viene imposta ad un soggetto in virtù di una relazione che questo soggetto ha con un bene giuridico, sostanzialmente. Quindi un soggetto è proprietario, quindi ha un rapporto, una relazione con il bene giuridico, quindi con il bene, con o mobile o immobile, di conseguenza comunque la legge impone a questo soggetto una serie di doveri di cooperazione, no? Appunto che rispondono ovviamente all'interesse generale. Mi viene in mente ad esempio l'obbligo che è imposto al proprietario di consentire il passaggio ad un altro soggetto quando ad esempio un animale fugge sul suo terreno, quindi comunque il proprietario deve consentire ovviamente il passaggio a questo soggetto per recuperare l'animale, quindi diciamo il proprietario ha con la cosa una relazione e di conseguenza comunque è tenuto a questo dovere di cooperazione. Una caratteristica molto importante, attenzione, di queste obbligazioni propter rem è proprio il fatto che con esse diciamo, il trasferimento del bene trasferisce anche queste obbligazioni. Pertanto comunque le obbligazioni seguono il trasferimento del bene. Infatti si parla di ambutualità. Che cosa significa? Che proprio che il trasferimento del bene diciamo, determina automaticamente il trasferimento del diritto dal dante causa all'avente causa. Difatti, un'affermazione del genere di questa ambulatorietà la ritroviamo appunto nel terzo comma del citato articolo, appunto l'articolo 1104, proprio laddove dice che il cessionario del rappresentante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questi dovuti e non versati.
Questa norma è molto importante, ma va letta con un'altra norma del Codice Civile che si occupa proprio di ripartizione delle spese degli oneri condominiali, che è l'articolo 1123. Attenzione a questo articolo, perché questo articolo dice sostanzialmente che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione del servizio sono sostenuti dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà. Quindi si tratta di una norma che disciplina quella che è una, diciamo, una sorta di ripartizione interna delle spese tra i condomini. E pertanto, dando applicazione diciamo di questi principi alla vicenda in esame, Che cosa possiamo osservare? Che l'acquirente, appunto il nuovo proprietario, quindi in questo caso il cessionario, avrebbe dovuto procedere non soltanto al pagamento delle spese della lite riferite a quella condanna ricevuta dal condominio, al condominio, ma anche ai contributi dovuti e non versati dal sodante causa. Ok, quindi tutto ciò che riguardava il sodante causa prima dell'acquisto veniva trasferito direttamente, diciamo, all'acquirente, che di conseguenza avrebbe dovuto sostenere queste spese, quindi appunto accollarsi questi oneri. Premesso questo, allora ci si chiede: queste le spese di lite assumono, diciamo, queste spese deliberate dall'assemblea? Che natura hanno, e soprattutto questi importi che sono appunto stati rimborsati dall'acquirente ovviamente sono maturati in un momento in cui l'acquirente ancora non era proprietario dell'immobile, devono essere comunque rimborsati allo stesso, anche se diciamo l'acquirente non ha potuto in qualche modo usufruire dei servizi relativi a queste spese? Allora, la Corte risponde a queste domande innanzitutto distinguendo due tipi di spese: le spese ordinarie e le spese straordinarie. Come sappiamo, ovviamente sono delle tipologie di spese che riguardano appunto la ripartizione degli oneri all'interno di un condominio, no? Le spese ovviamente necessarie sono quindi quelle ordinarie, quelle relative ad esempio alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio, quindi a tutti alla prestazione di quei servizi nell'interesse ovviamente comune. Invece le spese straordinarie sono quelle spese che importano qualcosa di nuovo, quindi un'innovazione, quelle che fanno sorgere, che sono dirette all'utilizzazione e diciamo alle migliorie delle cose comuni, no? E quelli che sono imposti dalle nuove normative. Dice la Corte, praticamente, per quanto concerne le spese di portierato, ovviamente queste, sostanzialmente, le spese di portierato riguardano un servizio comune, ovviamente, un servizio che comunque coincide, la cui partecipazione nei condomini coincide con la loro erogazione, perché se io sono un portiere, ti offro un servizio, te condomino usufruisci di questo servizio e di conseguenza pagherai anche gli oneri riferiti a quel servizio che te ricevi, giustamente. Infatti la Corte dice che cosa? Rispetto a queste spese necessarie, in particolar modo alle spese di portierato, dice che la nascita dell'obbligazione contributiva in capo al condominio coincide con l'erogazione effettiva del servizio. Quindi anche la Corte sostanzialmente sembrerebbe dare ragione al venditore, dice all'acquirente, perché dice sostanzialmente l'acquirente non deve pagare questi oneri, perché i servizi ricevuti sono stati ricevuti in precedenza, quindi nel momento in cui lui non c'era. Quindi no, nessuno li ha resi. Scusate un attimo, devo bere. È arrivata anche una domanda, Federica, poi dopo te la faccio appena termini. Eccomi, sentite? Sì, okay. Sì.
Allora, dicevo, la Corte comunque in un primo momento dà ragione alla parte acquirente sostanzialmente, dicendo che l'erogazione effettiva del servizio non è stata comunque ottenuta dall'acquirente e pertanto l'acquirente comunque, fermandosi su questo aspetto, aveva diritto comunque al rimborso. Però in realtà il venditore acquistava l'immobile. Quindi il dante causa dell'acquirente acquistava l'immobile in un momento successivo al servizio di portierato. In particolar modo l'acquisto e la vendita successiva dell'immobile da parte del venditore era avvenuta in un momento successivo alla fine del rapporto di portierato e successivo anche alla pronuncia di condanna ricevuta poi dal condominio. Quindi sostanzialmente anche lo stesso Dante Causa non aveva ricevuto comunque quel servizio da parte del portiere. Pertanto, in questo caso, che cosa dice la Corte? Che la pronuncia pronunciata dalla Corte d'Appello che condannava il venditore a rimborsare l'acquirente delle spese di lite sostenute per quel servizio, in riferimento a quel rapporto di servizio, è illegittima perché appunto si tratta di crediti maturati dall'ex portiere in un periodo in cui anche il venditore non era titolare del bene, sostanzialmente. Ed inoltre, che cosa dice? Dice infatti non, il rimborso al condominio acquirente quindi potrà intervenire solo limitatamente alla quota afferente al periodo in cui il venditore è stato effettivo proprietario. Ok? Inoltre, aggiunge la Corte, non possono nemmeno essere imputati al venditore la rivalutazione degli interessi maturati in epoca posteriore alla vendita. Pertanto, dice la Corte sostanzialmente, non solo comunque l'acquirente non ha diritto a quel rimborso, perché appunto il venditore aveva comunque acquistato l'immobile in un momento successivo e poi l'aveva rivenduto in un momento successivo a quel tipo di rapporto, ma nemmeno ha comunque di diritto, nemmeno comunque è tenuto, scusate, a corrispondere a favore appunto dell'acquirente gli interessi che sono maturati in un'epoca successiva a quella della vendita. Sostanzialmente. Io insomma mi sento di dire che sono abbastanza d'accordo con questa ordinanza, anche perché ricordiamo che nel nostro codice civile vi è un articolo che è quello 1132. Questo è un articolo molto importante perché consente ai condomini di mostrare il proprio dissenso rispetto alle spese di lite. Quindi, in sostanza, l'acquirente, nel momento in cui appunto diciamo, è intervenuta l'assemblea condominiale che aveva appunto ripartito le spese di lite, doveva in qualche modo, poteva sostanzialmente usufruire di questo strumento previsto dall'articolo 1132, in quanto gli consente di che cosa fare? Di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza. Quindi avrebbe potuto in qualche modo mostrare il proprio dissenso nel momento in cui l'assemblea ha ripartito appunto queste spese di lite riferite a quel servizio. L'acquirente in questo caso non era intervenuto in tal senso, si era soltanto limitato a appunto chiedere il rimborso di quanto ha speso sostanzialmente, ma non comunque a mostrare il proprio dissenso rispetto alla lite, quindi a separare la propria responsabilità in ordine a queste conseguenze. E in questo caso, invece, se avrebbe usufruito di questo strumento, avrebbe sicuramente evitato un procedimento a suo carico e anche appunto una condanna alle spese di lite, in questo caso, perché è stato in qualche modo insomma, condannato, no, ha ricevuto diciamo, sostanzialmente una pronuncia a suo sfavore, quindi ha sostanzialmente perso un po' di tempo rispetto a quello che poteva invece recuperare usufruendo appunto di questo articolo, di questo strumento. Non so se ci sono delle domande, dicevi Giussi? Sì, c'è una Sì, domanda da parte di non so se Francesca. sì.
Non so se vuole prima intervenire Esatto, Raffaele. vediamo se Raffaele vuole intervenire. No, ok, quindi posso mandare la domanda. Allora, dice Francesca, ma l'obbligazione che sorge non è propter rem, quindi l'acquirente dovrebbe sostenere le spese condominali. Allora, sì, dovrebbe appunto sostenere le spese condominiali, ma non relative, questo si trattava, cioè di spese relative comunque ad un servizio precedente, cioè ad un servizio che comunque lui non ha, di cui non ha usufruito, in questo caso non ha usufruito nemmeno il venditore, cioè quindi proprio dante causa, quindi comunque nemmeno proprio dante causa doveva sostenerle. Le obbligazioni propter rem si sì, seguono ovviamente le sorti del bene sostanzialmente, ma il cessionario in questo caso risponde, diciamo, delle spese in solido con il proprio dante causa. Infatti, così dice l'articolo 1104, diciamo, appunto, sostiene le spese con il proprio dante causa, ma si tratta comunque di spese di residuo che comunque il proprio dante causa non ha sostenuto in precedenza. Non si tratta comunque di spese, ragazzi, che riguardano comunque dei servizi che questo soggetto non ha ricevuto, perché sostanzialmente si tratta di un servizio che non aveva ricevuto nemmeno il proprio dante causa, quindi non aveva senso. Quindi le obbligazioni propter rem si sì, seguono comunque in base all'ambulatorietà, seguono appunto il bene, ma si tratta sempre comunque di spese che residue. Ok, e non comunque di un servizio che non è stato reso, sostanzialmente. Perché appunto le obbligazioni propter rem riguardano appunto una relazione tra il proprietario e la cosa, in quel caso non vi era nessuna relazione, sostanzialmente, di sul servizio. Allora, sempre Francesca risponde, ma l'obbligazione è ambulatoria e serve proprio ad individuare il debitore a prescindere dalla natura della spesa, o sbaglio? Queste però si parlava di spese di vite sostanzialmente riferite a un rapporto di lavoro appunto precedente, quindi l'obbligazione appunto è ambulatoria e serve sia a individuare il debitore, però comunque si tratta di spese diverse rispetto comunque a quelle ordinarie e straordinarie sostanzialmente. Non so se mi sono spiegata. Credo di sì. Allora, io non vedo altre domande, quindi a questo Ovviamente, punto, se ci sono altre domande. sì, chiaramente se poi sopraggiungono, insomma, le andiamo a recuperare. Quindi passo la parola al nostro prof Torrese per l'analisi di una sentenza di diritto penale ad oggetto, come dicevamo, sfruttamento di minore dell'accattonaggio scriminante la cultura Rom. Allora, la sentenza di cui vi parlerò adesso è una sentenza enormemente interessante, sia da un punto di vista strettamente penalistico, ma è una di quelle sentenze che sono interessanti anche in ambito extragiuridico, anche per i principi che vanno ad affermare. Parliamo della sentenza pronunciata dalla Cassazione nel 2022, quindi freschissima. La numero 7140. Se qualcuno ha il microfono acceso, lo spegnesse. In tema di sfruttamento di minori nell'accattonaggio, accattonaggio è quello che noi definiamo tecnicamente l'attività di mendicare. Quindi lo sfruttamento dei minori che vengono portati sostanzialmente a mendicare nell'interesse evidentemente di un adulto. La fattispecie storica era quella, come potete immaginare, perché statisticamente accade molto spesso, di una famiglia Rom, il cui padre, il cui genitore veniva scoperto ad andare a prendere del denaro da questo bambino che aveva mendicato sotto la pioggia e si faceva consegnare sostanzialmente l'ammontare del suo lavoro, della sua attività di accattonaggio. Il padre era stato rinviato a giudizio per il reato di sfruttamento di minori nell'accattonaggio. Parliamo del reato di cui è l'articolo 600-octies del codice penale, che vado a leggere. 600-octies.
salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore di anni 14 o comunque non imputabile, oppure permette ad una persona sottoposta alla sua autorità di mendicare, è punito con la reclusione fino a 3 anni. Secondo comma, chiunque organizzi l'altrui accattonaggio e se ne avvalga è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. È un reato quello che condanna lo sfruttamento o l'approfittamento dell'accattonaggio di un minore o di una persona incapace comunque di intendere di volere, che sostanzialmente punisce con la pena o fino a 3 anni o da 1 a 3 anni delle condotte alternative. Vuol dire che è possibile rispondere di questo reato attraverso più condotte. La prima è la classica condotta di sfruttamento. Io prendo un minore, lo sfrutto affinché questo mendichi e quindi traggo un'utilità evidentemente dal suo mendicare. Adesso questo reato in alcuni casi viene commesso direttamente dai genitori, in altri casi anche da soggetti terzi. Quindi la prima condotta incriminata è proprio la condotta di sfruttamento. Prendo il minore, ne sfrutto il lavoro di accattonaggio e ne percepisco i profitti. La seconda e la terza condotta invece sono condotte omissive, cioè si punisce colui che permette al minore di mendicare quando il minore è affidato alla sua autorità o alla sua patria potestà. Pensate all'ipotesi del genitore, appunto, che è consapevole del fatto che suo figlio verrà chiamato a mendicare, è stato chiamato a mendicare da parte di colui che organizza questa attività e non fa niente per impedirlo. Quindi sostanzialmente l'articolo 600-octies, norma rubricata sfruttamento dei minori nell'accattonaggio, in realtà punisce sia colui che sfrutta, quindi lo sfruttatore, sia il genitore che permette al figlio di essere sfruttato. Quindi puniamo le due condotte, classico reato a condotta alternativa. La prima tipologia di condotta, quella di sfruttamento, è commissiva. La seconda tipologia di condotta, cioè quella di colui che permette, ovviamente invece una condotta omissiva, quindi per rendere punibile evidentemente anche il genitore. Si tratta chiaramente di un reato di mera condotta, perché non è necessario che all'accattonaggio segua una determinata condotta. Io ti sfrutto e quindi sfrutto il fatto che tu mendichi. Non è necessario che dal tuo mendicare si verifichi una conseguenza negativa. Il bene giuridico tutelato evidentemente è la tutela dei minori o la tutela di soggetti che per altro motivo sono incapaci di intendere e di volere. L'elemento soggettivo è il dolo generico, cioè o coscienza e volontà di sfruttare un minorenne nell'esercizio dell'accattonaggio, o nel caso dei genitori coscienza e volontà di non far nulla per impedire che il proprio figlio venga utilizzato nell'accattonaggio. Adesso la fattispecie storica che la Cassazione si è trovata ad analizzare è una fattispecie che rientra perfettamente o che rientrava perfettamente nel concetto di sfruttamento. In questo caso erano proprio i genitori, in particolare il padre, che sfruttavano l'attività di accattonaggio del figlio e appunto la condotta aveva tutti i crismi del reato di sfruttamento. I genitori stradavano, mettevano il figlio sostanzialmente in strada a mendicare, traevano un profitto dalla sua attività e quindi il reato sembrava integrato sotto tutti i suoi elementi. Qual è stato il motivo di ricorso per Cassazione, che poi è stato in realtà anche il motivo della sentenza di primo grado e della difesa in primo grado e dell'appello? Il motivo è basato sulla cultura rom, cioè sosteneva l'avvocato difensore di questo genitore rinviato a giudizio per sfruttamento della sfruttamento dell'accattonaggio minorile, sosteneva, è vero che l'accattonaggio, e lo meglio, lo sfruttamento dell'accattonaggio in Italia è un reato,
Però tenete conto che il soggetto imputato era un soggetto Rom. Tra i Rom e tra alcune delle culture Rom, perché non è che i Rom sono una cosa, ci sono tante etnie, tanti sottogruppi, ma nella stragrande maggioranza di questi sottogruppi utilizzare i minori nell'accattonaggio rappresenta una vera e propria prassi culturale. Sono popoli che sappiamo che vivono molto di accattonaggio e l'utilizzo dei minori nell'accattonaggio rappresenta una prassi quotidiana, una prassi diffusissima e soprattutto una prassi che dura da secoli. Perché? Perché il minore ha più capacità, perché il minore spesso volentieri fa più compassione, quindi è più facile per il minore ricavare del denaro, eccetera. E allora l'avvocato sosteneva, visto che nella cultura rom l'accattonaggio minorile è una prassi, non è possibile condannare questo soggetto per il fatto di aver sfruttato l'accattonaggio del minore. Sembra una follia questa tesi, in realtà si richiama una grossa problematica del diritto penale, quella dei reati culturalmente orientati. Cioè ci sono alcune condotte che nel nostro ordinamento sono considerate penalmente rilevanti, ma che invece nella morale, nella cultura, nel sistema di valori di una serie di persone non italiane, che però si trovano a vivere in Italia, o anche italiane magari, ma comunque fortemente influenzate dalla propria cultura originale, che sia essa nazionale, etnica, tribale, religiosa. Condotte che a questi soggetti sembrano condotte o addirittura doverose, o comunque condotte che il soggetto ha il dovere, ha il diritto, chiedo scusa, di tenere. Cioè, in alcuni casi, benché una determinata condotta sia considerata penalmente rilevante dalla legge italiana, questa condotta è considerata giusta, se non addirittura doverosa, nella cultura di quello straniero che vive in Italia. E quindi lo straniero si trova in una sorta di contraddizione, obbedire al diritto italiano o obbedire alla sua cultura. Facciamo qualche esempio. L'infibulazione, cioè quella pratica terribile che non entro troppo nel dettaglio anatomico, anche se sono le 22, ma non è mai bello, ma che sostanzialmente è una pratica di mutilazione degli organi genitali femminili che si pratica alle bambine. In Italia l'infibulazione è un reato. In altri ordinamenti e per altre culture le bambine devono essere tutte immediatamente infibulate. Ed è un dovere di ogni genitore quello di fare infibulare la figlia, oltre che un diritto, evidentemente. Ecco, cosa accade se una persona appartenente, normalmente sono alla religione islamica, praticata in alcune aree, se questo soggetto in Italia fa infibulare la figlia? Deve essere punito per il reato di infibulazione che è previsto in Italia, o dobbiamo assolverlo perché lui ha fatto un qualcosa che rappresenta un diritto e un dovere nella sua cultura? E questo vale non solo per l'infibulazione, ma per tutti i reati che hanno una connotazione religiosa o comunque culturale. La circoncisione degli ebrei non rientra tra queste pratiche perché è da sempre considerata una attività anche di igiene. E quindi sostanzialmente una pratica che secondo alcuni urologi rappresenta una scelta di salute. In America anche i non ebrei, tanto per dirne una, si circoncidono. Ma pensate all'accattonaggio sicuramente, ma pensate ad esempio alla bigamia. I musulmani possono avere più mogli e nei loro paesi sposano più donne. Quando vengono in Italia e vivono in comunità musulmane, possono prendere in sposa due donne? In Italia la bigamia è un reato, però d'altronde finiremo per punire per bigamia un soggetto che nient'altro sta facendo se non quello che secondo la sua religione è giusto. Si entra allora nella tematica dei reati culturalmente orientati, dove esistono di fondo due tesi. La prima tesi, me ne frego delle differenze culturali, dovete rispettare quello che prevede il paese nel quale vi trovate, che è l'impostazione un po' francese. Altra tesi invece è quella di dar rilievo alle differenze culturali, un po' secondo il modello americano. E se volessimo dar rilievo alla scriminante culturale, come potremmo farla rientrare nel nostro discorso?
attraverso il viatico dell'articolo 51 del codice penale, adempimento del dovere o esercizio del diritto. Quella norma che prevede che nessuno può essere punito se sta adempiendo a un suo dovere, se commette un reato nell'adempimento del dovere o nell'esercizio di un diritto. E allora qualche giurista ha iniziato a sostenere, beh, ma quando il rom fa mendicare il figlio, sta esercitando un suo diritto, non secondo l'ordinamento italiano, ma secondo il suo ordinamento e secondo la propria etica rom. Quando il padre musulmano pratica l'infibulazione alla figlia piccola, sta esercitando un suo diritto di musulmano, forse addirittura un suo dovere. È vero, sta violando anche la legge italiana, ma dobbiamo tenerne conto. Si pronuncia la Cassazione e si pronuncia sul caso specifico del Rom, ma in realtà si pronuncia su tutti i reati culturalmente orientati. E sottolinea come il fatto che una determinata condotta che l'ordinamento italiano ritiene penalmente rilevante sia invece una condotta lecita, una condotta addirittura doverosa in alcuni casi, in ordinamenti stranieri o comunque in norme morali di altri popoli o di altre culture o religioni, dice l'ordinamento italiano, non può che essere considerato irrilevante. Per quale motivo? Perché è vero che dobbiamo dare spazio ai valori di altre culture, ma solo quando gli stessi non contrastino con beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale. E la tutela del minore, sia contro l'accattonaggio, sia contro l'infibulazione, oppure la tutela della donna nell'ipotesi della bigamia maschile, o ancora nell'ipotesi di educazioni molto severe, la tutela appunto del minore o del figlio, sono valori riconosciuti al nostro ordinamento costituzionale e che dunque devono avere precedenza sulle impostazioni morali di altri soggetti che si trovano in Italia. Peraltro, dice la Cassazione, con un passaggio molto bello, quando l'articolo 51 parla di adempimento del dovere o di esercizio del diritto, non si sta riferendo a un dovere o a un diritto di tipo morale, ma ad un dovere o un diritto di tipo giuridico e come tale riconosciuto nell'ordinamento italiano. Quindi, se quel diritto che tu affermi di esercitare o quel dovere che tu sostieni di avere l'obbligo di eseguire, di porre in essere, non appartengono all'ordinamento giuridico italiano, non puoi mai invocarli come scriminante. E quindi la scriminante culturale e quindi il reato culturalmente orientato oggi sono tendenzialmente rigettati dalla Cassazione secondo un'impostazione un po' francese del diritto, quindi il diritto come un monolite, un diritto che non può aprirsi alle differenze, alle varie sfaccettature, il diritto è unico, il sistema di valori è unico ed è quello della Repubblica. Io ho finito, se ci sono interventi dell'avvocato Posta, prego, altrimenti ascoltiamo le domande. Vedo che ci sono anche domande per l'avvocato Posta, facciamo prima quelle, se ci sono domande giunte a me, così non perdiamo il filo, poi torniamo sul civile. Prego. No, dicevo Raffaele, questa anche è una sentenza molto importante e ovviamente pone delle questioni altrettanto fondamentali perché comunque racchiude più istituti. Tra l'altro vorrei dire che anche chi magari si trova ad affrontare la seconda parte dell'orale, quando si troverà appunto a studiare, se, insomma, porta anche diritto ecclesiastico, si troverà comunque a studiare questi aspetti qui, quindi attenzione anche ai reati culturalmente orientati perché sono oggetto di domande per quanto riguarda la materia del diritto ecclesiastico o del diritto anche costituzionale. Quindi abbraccia diverse materie sostanzialmente, proprio perché abbraccia diversi valori che sono comunque affermati nel nostro ordinamento. E, insomma, se devo rispondere, c'è qualche domanda, giusto? Vedo delle domande. Sì. Allora, grazie al prof. Torrese per la spiegazione impeccabile Grazie. e anche a Federica Posta. E abbiamo domande, parto dalle domande per l'avvocato Federica Posta. Allora, Francesca chiede, ma l'obbligazione è... allora, no, questa qui te l'abbiamo letta, quindi andiamo avanti.
Quella di Maria. Allora, avvocato, mi scusi, quindi sostanzialmente l'acquirente non ha diritto al rimborso in quanto neppure dante causa aveva usufruito del servizio dal quale sorgevano le spese diriti. Ma poi non ho capito a cos'altro non aveva diritto, grazie. Esatto, Maria. Nessuno dei due, insomma, sostanzialmente avrebbe dovuto essere obbligato a appunto corrispondere questa somma. Questa spesa della lite per un servizio che nessuno dei due, nemmeno in dante causa, aveva ricevuto. E inoltre, cos'altro non hai capito? Cioè, sostanzialmente l'acquirente non doveva nemmeno richiedere l'imputazione degli interessi che erano maturati dopo la vendita dell'immobile, e quindi non poteva in qualche modo richiedere l'imputazione di questi interessi al venditore proprio per lo stesso motivo, per le stesse motivazioni sostanzialmente, perché sappiamo che gli interessi comunque sono delle obbligazioni accessorie all'obbligazione principale, quindi seguono la sorte della stessa. Di conseguenza, se non, diciamo, le obbligazioni principali non erano dovute da parte dell'acquirente e da parte del venditore, nemmeno sostanzialmente nemmeno gli interessi erano dovuti, quindi nessun altro insomma, importo doveva essere imputato al venditore, né il rimborso né gli interessi maturati. Non so se vi è Perfetto, c'è un'altra chiaro. domanda. Sì, Pietro non ha compreso l'azione ex articolo 1132 del Codice Civile. Sì, allora questo è uno strumento, Piero, che riguarda le spese della lite, riguarda sostanzialmente, scusate, l'instaurazione di una lite da parte del condominio. Quando un condominio delibera la volontà di intraprendere una lite in giudizio, un condomino dissenziente rispetto a questa. Insomma, questa lite, l'installazione di questa lite può in qualche modo comunicare, deve comunicare anzi all'amministratore il proprio dissenso e nel caso in cui il condominio riceverà una condanna dall'installazione di questa lite. Sostanzialmente, quindi, un condomino che se non sei d'accordo con un'installazione di una lite all'interno del tuo condominio, dovrai comunque comunicarlo all'amministratore e stabilire in qualche modo cosa fare nel caso in cui da questo processo, da questo procedimento, derivi una condanna per appunto il condominio. In questo caso, comunque, l'acquirente avrebbe dovuto, prima della ripartizione, della delibera che ripartiva comunque le spese di lite, avrebbe dovuto mostrare il proprio dissenso e comunque comunicare il fatto che ha acquistato l'immobile in un momento successivo al servizio prestato dalla portiera. Quindi se avrebbe comunque ottenuto in qualche modo, usufruito di questo strumento, avrebbe sicuramente risparmiato l'instaurazione della lite e quindi la richiesta di rimborso al venditore. Tutto qui. Non so se mi sono spiegata. Aspetto un feedback. Non so se vi sono altri Allora, commenti. sì, allora adesso abbiamo una domanda per il prof Torrese invece, che vado un attimo a ripescare sulla sentenza di penale. Allora, Valeria chiede: si potrebbe rilevare anche che la cultura ha carattere consuetudinario, quindi come tale non può prevalere sui diritti primari di rango costituzionale? È una buona osservazione. La consuetudine rappresenta sempre l'ultima delle fonti del diritto, se parliamo di rango. Quindi laddove esiste una norma di diritto primario, non per forza di diritto costituzionale, ma una norma di diritto primario, quindi legge ordinaria, decreto legge, decreto legislativo, che sancisca l'illegittimità di una determinata condotta, è evidente come non basti una consuetudine che vada per sostanzialmente togliere efficacia alla legge. In altre parole, la consuetudine contra legem è sempre inammissibile. Quindi una buona osservazione.
Allora, perfetto, io non vedo altre domande per il momento, quindi andiamo avanti con l'analisi dell'ultima sentenza, o meglio dell'ordinanza di diritto civile ad opera dell'avvocato Federica Posta, con ad oggetto vendita immobiliare in assenza del certificato di agibilità. Prego. Grazie, Giusy. Allora, questa ordinanza ripercorre una tematica piuttosto ricorrente nell'ambito della giurisprudenza, perché da tanti anni, insomma, se ne parla e ovviamente questa ordinanza mette a fuoco delle novità, sostanzialmente. Si tratta dell'ordinanza della seconda sezione civile della Cassazione. L'ordinanza, anche questa recentissima, dell'11 febbraio del 2022, numero 4467. Quindi ripeto, 11 febbraio 2022, numero 4467. L'ordinanza pone una questione molto importante. Allora, la mancata consegna di un certificato di agibilità in questo caso, o comunque di un altro titolo abilitativo, può legittimare un soggetto acquirente a chiedere la risoluzione contrattuale, quindi il rapporto fra la risoluzione contrattuale e l'assenza di titoli abilitativi. Allora, la vicenda trae origine in realtà, infatti, da una domanda giudiziale che è stata presentata appunto da un acquirente, presentare un acquirente, e appunto questa domanda aveva ad oggetto la risoluzione contrattuale delle obbligazioni assunte in sede di contratto preliminare. Perché? Perché il contratto, diciamo, definitivo non era stato potuto, insomma, non è stato sottoscritto, in quanto il soggetto venditore non aveva consegnato al momento, diciamo, della stipula, quindi alla data di stipula del contratto definitivo, i titoli abilitativi, in questo caso certificato di agibilità e abitabilità. Pertanto sorge questa questione in Cassazione, sorge la questione appunto di questo rapporto fra l'assenza di titoli abilitativi e certificato di agibilità, l'assenza di titoli abilitativi e la risoluzione contrattuale. Il venditore a sua volta dinanzi a questa richiesta di domanda di risoluzione giudiziale non soltanto si limitava a costituirsi in giudizio ponendo le sue difese, ma rivolgeva a sua volta una domanda di convenzionale, una domanda di convenzionale di risoluzione, quindi anche il venditore richiedeva una risoluzione, perché richiedeva appunto la risoluzione asserendo diciamo, delle obbligazioni assunte dall'acquirente. Asserendo che in realtà i titoli abilitativi erano stati consegnati successivamente alla data della stipula del contratto definitivo. Quindi sostanzialmente dice il venditore: questi titoli abilitativi non c'erano al momento in cui siamo andati a stipulare l'atto definitivo, però in qualche modo comunque erano presenti, cioè non è che diciamo che l'immobile ne era provvisto totalmente, in realtà dovevano essere soltanto consegnati perché appunto attendeva la consegna da parte dell'amministrazione comunale competente. Allora, ovviamente si arriva in Cassazione e la Corte appunto si occupa della questione con una serie di considerazioni preliminari. Innanzitutto, il certificato di agibilità sappiamo che cos'è sostanzialmente. È un documento che in base al testo unico dell'edilizia, quindi il DPR 380 del 2001, so che comunque ovviamente all'esame se non conoscete queste insomma, discipline normative specifiche, non è sostanzialmente richiesta questa disciplina specifica, però se si sappia, insomma, è ottimo come cosa. È un documento che certifica il possesso da parte dell'immobile di requisiti di igiene, di sicurezza e di risparmio energetico, quindi comunque
degli elementi importantissimi per far sì che l'immobile sia un immobile commerciabile sostanzialmente. Ora, bisogna, fatta questa premessa, bisogna fare delle considerazioni rispetto alle norme codicistiche che si occupano di vendita e principalmente di quelle che riguardano gli obblighi delle parti nella compravendita. Viene appunto in rilievo l'articolo 1476, che è rubricato appunto obbligazioni principali del venditore, perché appunto si parla di insomma di una questione che riguarda, che parte da dall'inadempimento del venditore. Dice l'articolo 1476 che le obbligazioni principali del venditore sono quella di consegnare la cosa al compratore, quella di farsi acquistare la proprietà della cosa o il diritto se l'acquisto non è effetto immediato, e quella di garantire al compratore l'erizione e i diritti della cosa. Tralasciando i secondi e i terzi obblighi, viene in rilievo in questo caso, rispetto alla vicenda in esame, il primo degli obblighi, che è quello di consegnare la cosa al compratore. Nel caso appunto che ci interessa, ovviamente viene in rilievo un aspetto molto importante, viene in rilievo comunque una tematica, ma la consegna del bene da parte del venditore riguarda anche gli elementi, quindi i titoli abilitativi, cioè quando la norma fa riferimento alla consegna della cosa al compratore, quindi tra gli obblighi del venditore, fa riferimento anche a questi titoli abilitativi? Ovviamente per rispondere a questa domanda è necessario fare riferimento ad un'altra norma del codice, che è quella contenuta nell'articolo 1497. Questa norma è molto importante perché è rubricata mancanza di qualità e sostanzialmente che cosa dice? Che quando la cosa venduta non ha le qualità promesse, ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti negli usi. Allora, sostanzialmente questa norma si riferisce a un fenomeno molto importante, sicuramente ne avete sentito parlare, che è la vendita aliud pro alio, che vuol dire in parola, insomma, sostanzialmente in termini chiari, la vendita di una cosa rispetto ad un'altra, quindi anziché l'altra. Quindi si riferisce ai casi di difformità di un bene acquistato rispetto a quello che è stato promesso, comunque rispetto a quello che ci si aspettava. Ad esempio, se pensiamo alla vendita di un quadro che poi è stato ritenuto falso, si è scoperto falso. Se io soggetto ho acquistato quel quadro per delle qualità di quel quadro, quindi quella caratteristiche che cerco, e poi questo quadro si è scoperto essere falso, sostanzialmente ho ricevuto un bene completamente difforme da quello che mi aspettavo, perché comunque pensavo di aver acquistato un bene che avesse un valore, anziché invece nella realtà questo valore non attiene a quel bene, proprio per la falsità che è stata scoperta. Quindi sostanzialmente si tratta di una vendita che non rimane utile all'acquirente. Pertanto la giurisprudenza già nel 2006 è intervenuta per spiegare un po' l'istituto della vendita aliud pro alio. E che cosa dice la giurisprudenza del 2006, che poi tra l'altro viene anche in qualche modo presa in considerazione da questa ordinanza? Che cosa dice questa giurisprudenza? Dice che sostanzialmente l'aliud pro alio ricorre non soltanto quando il bene sia totalmente difforme da quello dovuto. Si pensa ad esempio se al fatto che io, acquirente, voglia acquistare un orologio e invece mi viene consegnata una sveglia. Quindi è un oggetto completamente difforme da quello che mi aspettavo.
Io, quindi dice la giurisprudenza, quindi l'alio de proalio ricorre non soltanto quando il bene sia totalmente difforme e che tale diversità sia di importanza fondamentale, ovviamente, quindi determinante nell'economia del contratto, ma anche quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso dal bene oggetto della compravendita o si presenti priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente. Pertanto, se ci soffermassimo su questo orientamento, chiaramente comunque l'acquirente in questo caso in qualche modo ha ragione, perché giustamente si è risentito della mancata consegna del certificato di agibilità, perché sostanzialmente l'acquirente muoveva dal fatto che la mancanza del certificato di agibilità, quindi la mancata consegna di questo titolo abilitativo, in realtà non soltanto era difforme rispetto a quanto promesso, ma rendeva del tutto la vendita del tutto inutile, perché rendeva comunque l'immobile sostanzialmente un immobile incommerciabile, chiaramente. Un conto che è un immobile che ha il possesso del certificato di agibilità, un conto che ne è sprovvisto. E ovviamente il valore, l'immobile perde di valore rispetto alla presenza del titolo abilitativo, certamente, perché si tratta di un titolo abilitativo che appunto abilita e dice sostanzialmente che l'immobile è provvisto di quelle caratteristiche di sicurezza, di igiene e di altre caratteristiche che sono richieste oggi dalla legge per far sì che un immobile sia commerciabile. Allora, perché allora la richiesta di risoluzione è stata respinta in questo caso? Perché l'acquirente ha visto rigettarsi il proprio ricorso? Perché la Corte di Cassazione in realtà fa un ragionamento un po' diverso, un po' rispetto a quello che comunque fa l'acquirente. Perché di che cosa dice sostanzialmente? La Corte di Cassazione innanzitutto riprende un orientamento che si era già pronunciato nel 2010 e dice che pur costituendo il certificato di agibilità, abitabilità, che è poi la stessa cosa, abitabilità e agibilità, ragazzi, sono la stessa cosa, infatti si parla di certificato di agibilità, abitabilità, pur essendo appunto costituendo il certificato di agibilità un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilità del bene, la mancata consegna di detto certificato costituisce un inadempimento del venditore che non incide in modo dirimente sull'equilibrio delle prestazioni, sicché il successivo rilascio, come è avvenuto nel caso in esame, perché comunque l'ente comunale l'aveva comunque consegnato successivamente, quindi il successivo rilascio esclude la possibilità di configurare l'ipotesi di vendita di alio de proalio. Quindi sostanzialmente dice, anche se nel momento in cui si è arrivati alla stipula del contratto definitivo questa consegna non è avvenuta, comunque sarebbe avvenuta successivamente e pertanto si deve scongiurare l'ipotesi di un alio de proalio, perché sostanzialmente l'immobile è provvisto di quel certificato di agibilità, però semplicemente la consegna è avvenuta in un momento successivo, sarebbe avvenuta in un momento successivo. Infatti la Corte, proprio riprendendo questo orientamento del 2010, dice, che cosa dice? Che proprio che la mancata consegna al compratore del certificato di agibilità non determina in via automatica la risoluzione del contratto preliminare, dovendo essere verificata in concreto proprio l'importanza e la gravità dell'omissione proprio in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene. Quindi sostanzialmente dice la Corte, è vero che comunque il certificato di agibilità è importantissimo, ci deve essere, ma sostanzialmente la situazione va esaminata caso per caso, perché in questo caso appunto questa ipotesi, il certificato di agibilità è presente, però sarebbe stato successivamente consegnato. Quindi se vi capita una traccia del genere, potreste semplicemente comunque concludere sia con la vendita alio de proalio, ma ovviamente
fa riferimento a questa sentenza, perché sostanzialmente rispetto al passato, dove insomma la giurisprudenza era in qualche modo divisa sul certificato di agibilità e sulla sua presenza al momento della stipula, in questo caso la Corte si discosta un po' dalle doglianze precedenti e in qualche modo cerca di riequilibrare le sorti del contratto, no? Quindi che cosa dice sostanzialmente? Il contratto deve rimanere in piedi, ma va valutato caso per caso l'ipotesi in cui un certificato di agibilità può incidere sull'equilibrio delle parti, quindi sull'equilibrio dell'interesse contrattuale. Quindi se ci sono domande, non lo so, da parte di Raffaele. Sì, vediamo Raffaele prima. No, io non ho una domanda, ho una considerazione forse anche un po' romantica. Io ricordo che quando io andai a sostenere l'esame di avvocato si parlava moltissimo di aliud pro alio, perché era da pochissimo stata messa in discussione quella giurisprudenza secondo cui poteva aversi aliud pro alio soltanto, come hai fatto il tuo esempio, ti devo dare mele e ti do pere, ti devo dare un libro e ti do un libro completamente diverso, mentre invece si consideravano al di fuori della nozione di aliud pro alio ipotesi in cui, benché la tipologia di bene consegnato fosse uguale, lo stesso sostanzialmente era inutile. Ricordo la Cassazione, mi sembra fosse 2012, ma potrei sbagliare, che per la prima volta stabilisce l'aliud pro alio nell'ipotesi di consegne di magliette di pallavolo. Una squadra di pallavolo di bambini o di bambine, ora lo ricordo, aveva ordinato una serie di magliette, la divisa di pallavolo per tutte le bambine, chiaramente taglie per bambini small. Questa azienda consegna magliette di pallavolo per adulti taglia L. Loro chiedono l'aliud pro alio, l'industria, la fabbrica si difende: no, ma quale aliud pro alio? Mi hai chiesto magliette, ti ho dato magliette. E per la prima volta la Cassazione ribalta, dice: sì, sono sempre magliette, ma cosa c'entra quel prodotto rispetto a quello chiesto e che utilità va a soddisfare? Quindi solo questo, per il resto l'esposizione è stata ottima e sono contento. Grazie. Complimenti Federica. Allora, c'è una domanda per te da parte di Imma. Il principio enunciato dalla Cassazione trova applicazione anche nel caso in cui manchi il certificato di prestazione energetica? Sì, perché anche il certificato di prestazione energetica, tra l'altro, oggi è un titolo abilitativo importantissimo, quindi anche in quel caso, assolutamente. Tutti i titoli abilitativi, in questo caso si parlava soltanto di certificato di agibilità e abitabilità, perché appunto non era stato consegnato questo tipo di certificato, ma la prestazione energetica oggi è fondamentale, tra l'altro è fondamentale più la certificato di prestazione energetica che il certificato di agibilità, perché il certificato di prestazione energetica serve anche ad esempio per la locazione, quindi questo ci fa capire quanto è importante questo titolo abilitativo, molto importante. Allora, io voglio rilevare un dato, sono le 22:38 e troviamo ancora 50 persone collegate che ci seguono sempre fino a quest'ora, quindi io per questo voglio ringraziarvi. Per il momento io non vedo altre domande, anzi c'è Imma che ti ringrazia, Federica, e quindi questo appuntamento volge a termine, ma prima di concludere e di salutarvi voglio ricordarvi, oltre a tutti gli appuntamenti che chiaramente ha ricordato già l'avvocato Torrese, che noi ci vediamo domani con la rubrica webinar. Avremo come testimonianza la nostra ex studentessa che ha superato il concorso di SGA. Sarò in compagnia dell'avvocato Savarese, che tra l'altro saluto, non è qui con noi ma è sempre presente anche se da dietro le quinte. E prima di andare via, sì, vedo una domanda di Agata, quindi fermi tutti, leggiamo fino alla domanda e poi ci salutiamo. Allora, volevo porre una domanda all'avvocato Posta. Si può farsi risarcire da venditore per il danno di non consegna certificato verso acquirente? Quanto tempo si ha prima che scatti la prescrizione? Grazie. Sì, si può chiedere il risarcimento del danno e assieme la risoluzione del contratto, in questo caso,
E quanto tempo si ha prima che scatti la prescrizione? Essendo comunque una mancata consegna di un certificato, quindi in questo caso di un obbligo contrattuale, quindi di impedimento contrattuale, ovviamente scatta la relativa disciplina sostanzialmente, quindi il termine comunque in materia di appunto in materia comunque contrattuale sostanzialmente, quindi il termine decennale. Perfetto, passo ecco, la parola anche a Prof. Torrese, in modo tale che se vuole concludere, vuole salutare, aggiungere qualcosa, prego. Siete stati straordinari a seguirci tutti fino alle 22:40, quindi non voglio tediarvi, voglio solo ricordare tre appuntamenti e basta. Domani l'ha già detto Giussi, lo ripeto anche io, webinar alle 16, come superare il concorso di SGA da parte di una nostra studentessa che ha seguito il corso e ce l'ha fatta, perché ragazzi sta partendo il corso di SGA, quindi iscrivetevi. E poi ci vediamo sabato per la risoluzione tracce esame di avvocato alle 15 e per la simulazione prove concorsi pubblici alle 17. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie sia a voi da casa, sia a Giussi che all'avvocato Costa, che sono stati come sempre eccezionali. Grazie mille. Grazie, grazie al Grazie nostro Prof. a te, grazie. Torrese, che è Buonasera a davvero tutti. impeccabile. Grazie a Federica e a tutti voi per averci seguito. Grazie A a presto e tutti, buona buonasera. serata a tutti.